eccellenza. Intanto Davide Doronzio, Alfredo Mantovano, la casacca dell'Adis di Cisano, ma mi basta soltanto la mezza di nome gara. E Claudio Gabrini, con un cinque, un sorriso, colore di correzione della circostanza. Sono i colori della squadra reggiana, intanto i colori della Rosa, ancora il finale. E ora arriva ancora l'ultimo turno del Giro di Amabile a Castellarano con Claudio Rini, con San Vergordo Milo, il Giocolli, squadra, eccolo! Esaltazione che conduce a lui, al pari anche di Samuele Cocciola, che prova a tenerlo. Viene anche Alvarelli, al Daniele, con i Iuri Cornali, che in onore alla casacca, corregge la vince della Vela di un anno fa. In finale anche per Stefano Cori e Andrea Monari. Vogliamo noi novellare, portate solo in prima cosa, no, aggiungiamo noi, eclettica Luca Di Fiolo, che dalla maratona passa un 3, a una mezza maratona, il è vittorioso in 1:32.03. Tra l'altro lei, complimenti, ecco gli amici in maglia nera. Bene, Mechetti, che va a concedersi in campo, Leonardo Turrini, il sorriso della testa della Sampolese, che aveva condotto l'utilità, anche qui a pochi metri da vincitrice, intanto Francesco Corradini. Ottima battuta per questo Stelli, ancora la casacca della politica Miesola. No, questo squadro non ho il messaggio di tutti i giorni smarriti anche delle informazioni mirate, arrivo nella circostanza, collega sul fianco Mirko Di Biasi, ma la maratona di Risa che in questo caso non c'è, e intanto è Carlo Arrighi alla conclusione. Ripariamo questa variazione sul tema, che intanto si arricchisce di un altro punto di vista femminile. In questo caso è il momento anche di Natasha Pizza che va a chiudere al ventino del podio, con qualche maschietto che si distingue per un sorpasso che poteva essere evitato, con un'eleganza che praticamente noi direi non c'è limite al peggio, aggiungo io, perché c'è una reattività che intanto si tinge di colore di casa. Però ragazzi non è un triathlon, lo vogliamo anche leggere, in caso in cui è colore. Bravo Bruno Attari. Sempre i colori del team di Olli Giovanni Patarrini, con i colori anche ferrarese, in questo caso di Lorenzo Rocchi, ma davanti a lui spicca la sicurezza femminile, questa volta è Sabrina Pellini. Organizzatore atleti importante con Lorenzo Pellini. Forza! Il finale per Pizza Reggiani, ecco, tradito, arriva l'istamento dal tabellone, intanto è più un altro corriere di casa Guantieri, in questo caso è Paolo Bucceda con due C, per la precisione. 5 donne terminato, la vinta della cavaliera sorprendente di Paolo Guardoni. Lascia andare, attenzione, vorrebbe sprintare la pietra di Castellarano, nervosissima, sta ritrovando la condizione, la pietra ricetta con Laura Grandi, forza Laura, ultime battute. Attenzione, Laura intanto ci stanno cercando, come si dice tutti i casi. In finale sorride anche Filippo Ronchini, quindi di San Polo, siamo in Valdenza nella circostanza. Non aggiunge il bar lui, intanto è il tabellotto al suo fianco, che lo precede, mentre lui sorride e la prende con il suo spirito, che non è una vera che è cercato. Ancora Pasolini, ma trovando di 4, no, finire, l'altro palazzo di Cuglio, tutti contenti, felici. Ma torniamo qua, intanto con questi problemi. We'll be right back.
Magnani, per Tondelli, Pasco, per poi iniziare tra almeno 4 minuti, direi fino alle 10:14. Poi quando arriva più lo spiego. Andrea Calegno, da Silva, Natascia Pizza, Sabrina Tellini, Daniela Montelli, Laura Grandi, Federica Zini, Chiara Ceci, Roberta Riccò, Sonia Ugolini, Paola Bertolucci, Laura Fausta, Raiuta, Vincenzo Nibali, lo squalo dello stretto. E anche mi sono fatto ritornato ad appropriare tra qualche istante. Allora, eccoci con un sorridente da Francesco Magnani, ma prendiamo un altro trail man da Villa Minozzo, è il momento di Deo Fantini. Gardini, Magnani e Tondelli, bravi, bravissimi. Guardo, Davide, complimenti, ciao, multitask, ecco, chiaramente la mente di gradimento su di voi, ragazzi, il sorteggio, dalle mantroni, intanto Giovanni veramente